Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Piccola introduzione del video, questo video è un estratto della live che ho fatto della prima volta che ho costruito delle mosche in vita mia, grazie soprattutto ai vostri consigli. Dunque mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, superiamo i 90 like per questo video e porterò una prossima live o un prossimo video con la costruzione di nuove mosche. Dunque ragazzi, direi di non perdere altro tempo e via con il video. Che freso. Arriva puzzino, violento. Allora, come avete letto dal titolo e come chi da Instagram ha sentito, quest'oggi andrò a costruire, proverò, metto le mani avanti, proverò. Di che marca è la morsa? Non te lo so dire. Mi sono fatto consigliare un kit da un mio amico e me l'ha dato. Sì, l'ho preso. Degli bei stream anche abbastanza grossi da utilizzare domani che andrò a pescare. La mia idea, l'intenzione sarebbe quella di ricreare una roba del genere. Dov'è? Qua? Vabbè, lasciate stare che è scompigliato. Una roba tipo questa, okay. Anche se non ho i materiali. Geografia, e per adesso è che l'Islanda. Vabbè, guarda, è come la barbabietola da zucchero. Se ti dice che l'Islanda è vicino Paola, diese, è assicurato. È una delle poche cose certe da dire, sicuramente. Materiali ce n'è. Adesso, da totale ignorante. Da totale, ci tengo a sottolinearvelo, totale. Ecco. Non so cosa fare. Allora, ho visto molti video di montaggio qualche tempo fa. Ok, vediamo un po'. Non è che devo mettere. No. Della colla. Ok. Allora, vediamo un po'. Intanto direi di farlo. Sto pensando che colore lo posso fare. Nero? Nero secondo me ci sta un sacco. Non ne ho neri. C'ho bianco nero, c'ho rosso, c'ho. Fammi vedere. Può metterlo così. E cos'altro mettere? Cos'altro potrei mettere? Cioè no, così sicuramente non è completato. Fammi pensare. Dai, allora, attento a non. Ok. Vediamo. Oh, sto imparando. Quanto durerà la live? Non lo so. Vediamo se riesco a fare una mosca. È già tanto. Fa tanto schifo se si mette una roba del genere. Vediamo un attimo. Magari girato dalla parte giusta. Più o meno perché è storta la piuma. È tanto una cacata. Non è da Lucio, non è da Lucio, non ho la canna adatta per il Lucio. Ma tranquillo, non ti sei perso tanto, ho fatto 10 minuti di ritardo. Ormai si è fissato con quello. Andrebbe bene. Ah, ok. Allora. Proviamo. Attenzione. Attenzione che arriva la cagata. Attenzione che arriva la cagata. La testa fa un po' cagare, devo dire, ma forse neanche troppo. Dopo ci facciamo un po' di filo collato. Collato. Allora, poteva venire di peggio. Posso dire che poteva venire di peggio? Cioè non è finito. Sicuramente non è finito. Vediamo un po'. Ok. È già una cosa più carina, secondo me. Beh, dai, sì, metti. Cioè, dai, ci sta. Cioè, non dico che sia un'opera d'arte.
come magari le tue o quelle di un costruttore, però per reali e bus, magari qualche lucettino, così, anche magari non così, ma così. Non voglio fare due per lato, voglio fare qualcosa un po' più diverso. Così, fissiamole bene. Voglio fare un attimo di volume, più che altro. Le porto indietro. Attenzione, plot twist. Max sa qualcosa delle mosche. Ok. E faccio una cosina del genere. Ho visto su, com'è, Pesca TV che facevano la Sledge, la Sledge, no, Sledge è un personaggio di Rainbow Six. Ecco, volevo fare una cosa del genere. Ha la possibilità di essere inclinato così. E ci metto un po' di Attax. Incolliamo il cono. Ok. Voglio provare questa tecnica. Faccio due gire. Eccolo qua. Vediamo un attimo. Sì, magari non c'è il riflesso. Eccoli qua. Prendo, attacco qua, la rigiro e tiro fuori la parte finale qua. Oppure. Faccio la coda a Vivian, una figata. Così. Fatto la codina tipo a V. Aspetta un attimo che la fisso meglio perché sennò non viene più la codina a V. Ok. Ciao. La codina a V. Esatto. È una figata. No, mi dici così. Così. Magari fatta un pochino meglio. Ok. Ok. Vado un attimo a chiudere. Ok. Beh, per me sono già passi avanti, Pensavo di fare aborti più grandi. Se la metto tipo così, cioè è molto più grossa. Sta avvenendo un aborto, ok. Faccio un po' di avvolgimenti per fissare meglio, che non vorrei che domani un pesce me la portasse via tutto. Ok. Vediamo un attimo il risultato. Beh. Not bad, devo dire questa, Grazie al Matthew. Not too bad. Questa va bene a Caveden, cioè. È ottima, anzi. E anche a Carpe, cioè. Tra l'altro, grazie alla Conet qua che ho utilizzato, è anche stand up. Ma non da recuperare a mezz'acqua. Con il La Coned così, che quindi prende acqua, ma vabbè, non, ecco, magari fin qua. Ultima mosca, sì.
me l'ho fatta come la prima, quella col cormorano infame. Allora, loro avevano il cono in plastica. Io non ce l'ho, quindi facciamo col cono in piombo. Cioè, secondo te è una cosa che si può tentare o è una grande cagata? Che l'idea era di mettere la Coned. Se la metto così, tra l'altro, non so se vedete. Ecco, essendo che la scanalatura, se la metto così, è anche innescabile, tra virgolette, perché c'è lo spazio. Questa volta voglio provare a fare un montaggio differente, come volevo fare io prima. Tipo, no, stavo volgendo. Ok. Come volevo fare prima io. La roba tipo segge. Stavolta le ho messe sui lati. Sì, per tenerle distanziate. Se non sbaglio è una cosa che si fa. Se non sbaglio. Magari non sta distanziato, però. Aspetta che rifessiamo bene. Ecco, per farci capire, questo è quello che volevo fare. Sapete che comunque il blu è un colore che va abbastanza, tipo giallo-blu. Ti capisco. Allora, guarda, guarda che figatiola, guarda che figatiola, guarda che figatiola che viene, guarda che figata. Minchia, adesso basta. Smetto tutto, mi metto a costruire mosche. Farvi capire, questo è quello che intendo, figata. Con la codina in centro, gialla. Per fare anche un po' di volume, vedete come viene l'effetto. Cioè, dal vivo è molto meglio, ve lo assicuro. Fermi tutti qua. Parte da questo. Perché ho tipo un'altra coda? Beh, sembra un canarino, eh. Però secondo me a reali ci sta tanto. Al reale ci sa. Questa la chiamo canarino. Perché c'ha il becco arancione. Ed è misto giallo. Questo. È canarino, canarino. Guardate qua il canarino. Cazzo, se fosse floating, sarebbe il top.